zombie apocalypse. Buongiorno ragazze, e rieccomi qua in un altro secondo nuovo video. Finalmente ce la sto facendo a fare un secondo nuovo video in giornata. Forse lo pubblico stasera o domani, vediamo. Allora, questo è un video skincare barra make up, non del tutto perché make up c'è solo un prodotto. Il make up lo rimando in un terzo video della giornata, sempre se riesco a farlo. Aspettate un secondo che mi metto più comoda possibile. E rieccomi. Allora, mi sono messa bella comoda perché ero un po' messa storta nella sedia. Cosa dirvi? Come primo prodotto skincare, perché questo è un video di skincare. Allora, come se volete sapere che smalto, ho uno della pupa, perché mi ho messo uno smalto della pupa. E niente, vedete, queste sono le mie unghiette. Non sono il massimo, ma mi piacciono lo stesso. Ripeto, non sono un estetista, però mi piace lo stesso rendermi presentabile, almeno per fare video su YouTube, ma anche per stare in casa. Comunque, se questo video vi piace, mettete un bel like e iscrivetevi se vi va, non ci mancherebbe altro di forzarvi. Se non volete iscrivervi, non vi iscrivete, fate un po' come volete, però se vi iscrivete attivate la campanella e seguitemi su Instagram. E nulla, andiamo. Allora, come smalto vi dicevo, ho applicato questo della pupa Lasting Color Gel Smalto Effetto Vero, sarà comunque questo qua, e Gloss Effect Nail Polish, questo qua, da 5 ml di prodotto, vedete? Comunque questo è, e questo è un bello smaltino, bellissimo, mi piace, color ciliegia, non so ma che colore sia, comunque penso che sia questo. E niente, andiamo di skincare. Come skincare al mattino e alla sera, ma anche come pre-struccaggio, anzi come struccaggio proprio alla grande, perché ogni tanto uso anche la micellare in Garnier, ma stavolta sto usando solo di questo prodotto, sia per struccare che per pulire il viso, tutto in uno. Allora, Vichy in acqua mousse, detergente illuminante per pelle sensibile, e in effetti è vero. Allora, attenzione, ho notato che un po' mi secca la pelle, non molto, una pena, ma vado in combo con questa crema, aspettate, questa crema qua, questa qui della Vichy, sempre con quest'altro marchio, tutto Vichy, insomma, tutto sommato. Questo è un flaconda, no, aspettate, sì, da 100, no, ma che sto dicendo? Da 50 ml di prodotto, né della Vichy Thermal, molto buona, profumazione pazzesca. Questa è il mousse, come potete ben vedere. Non lo aziono perché sennò non ho neanche una, come dire, una salvietta. Comunque è il mousse al tappo dosatore, come potete ben vedere. Vedete il tappo dosatore e faccio una sorta di schiuma, perché è schiumogeno questo, e me lo passo su tutto il resto del viso e me lo massaggio. Non aspetto nulla per far sì che azioni bene il prodotto, lo massaggio bene bene, poi risciacquo il tutto, nulla. Poi, come secondo step, uso la crema e sono a posto, asciugo il viso naturalmente e metto questa profumazione è molto buona, sa di rosa, non so neanche io come mi piace, sa non proprio di rosa, di crema Nivea, anche se non è proprio crema Nivea, ma mi piace come profumazione, è molto buona, non è malaccio per niente, molto buona, sì. Poi, come idratazione dopo essermi fatta la doccia, utilizzo questo qua, che è una crema, è la crema Nivea all'avocado, da 350 ml di prodotto. Anche questa mi sta facendo veramente molto bene la pelle, molto buona l'avocado. Prima la utilizzavo, vi dicevo, vi ricordate che negli altri video skin care la utilizzavo come crema viso? No,
Adesso lo sto utilizzando e riutilizzando come crema corpo, non più come crema viso. Sì, lo potrei volendo riutilizzare come crema viso, ma siccome che mi sta piacendo adesso per il momento solo come crema corpo, me la sto adattando, no, adottando, scusate, adattando come crema corpo ed è molto buona. Ce n'è un paio da, non lo dice, boh. Però non lo dicevo, vabbè, non importa. Comunque mi sta piacendo ed è all'avocado, strabuona. Allora, vi dicevo, il tappo è questo perché si apre così e si chiude così. Poi, come shampoo più maschera, perché io ho i capelli ricci tendenti al crespo, sono capelli un po' afro i miei, perché la verità. A qualcuno mi ha chiesto, ma tu sei africana? No, non sono africana. Sono italo-americana, però mio padre ha i capelli afro, ecco perché ve lo sto dicendo, non per altro. Qua dice senza risciacquo, ma io risciacquo perché non mi fido e quindi vado a risciacquare. Prima spazzolo sia l'asciutto che da bagnati i capelli. Prima di tutto, siccome mi sono molto tendente al crespo, li utilizzo questo shampoo con il, come dire, non veramente aiuto. Con la spazzola, col pettine, io vado di spazzola perché mi trovo meglio così. Utilizzo la spazzola, scusate, per. Mi sto confondendo in continuazione, non so il perché, ma io il perché. Ma vabbè, utilizzo come dire, la spazzola per districare e pettinare bene il capello, per far sì che quando vado a ripettinare e ad asciugare. A risciacquare tutto quanto e pettinare bene il capello sia bello pulito e ricciolino come sempre, perché quando utilizzavo il phon o che sia la piastra era una schifezza pazzesca. Adesso non vado più di piastra, no 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 no, vado solo con prodotti specifici come questo. E allora vi ribadisco, questo è un flacone da 400 ml di prodotto per un paio di 12 mesi, però mi piace. Come promozione sa di cocco e papaya, ma a me non mi pare, quindi olio di pistacchio, ma neanche, perché ci sento il cocco e altro non so cosa. Allora, non appiccica ed è vero, è anti-umidità ed è vero, non appesantisce, infatti è vero, è top, mi piace, molto buono. Con promozione non c'è, ragazzi, è paradisiaca, cavolo di caffare, molto buono. Niente, ragazzi, questo era tutto. Io adesso vi saluto, vi richiedo il like se vi piace, se non piace, ahimè, pazienza, dislike, chi se ne frega, e tanto non vivo di dislike né di like, ma vivo della mia felicità, della mia vita reale. E niente, fatemi sapere se tra tutti questi prodotti qua avete utilizzato qualcheduno, se vi trovate bene con Vichy o con i vostri prodotti abituali. E noi ci si vede in un prossimo video. Mettete like, iscrivetevi, attivate la campanella e fatemi ovviamente, come dico sempre, fatemi sapere sotto i commenti, nei sezioni commenti. Ciao, bacio.